Cioè, tutti, come capire quale parte della mente umana deve essere ristrutturata? Allora, prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, dobbiamo tenere presente alcune cose, visto tutto quello che abbiamo detto nei corsi, nelle lezioni precedenti. Abbiamo detto che la mente umana ha due istanze, ha tre istanze, un'istanza logico-razionale che può vivere problematiche legate alla libertà, poi abbiamo visto che esiste un'istanza emotiva che può vivere problemi di sogno, problemi di oggetto di desiderio che non si fa conquistare, e poi abbiamo una parte della coscienza, la nostra coscienza, il nostro codice etico che vive dei problemi e ci punisce quando i nostri comportamenti violano questo codice etico che noi abbiamo. E come facciamo a sapere quale di queste parti è, diciamo, interessata? Beh, intanto dal tipo di conflitto. Perché le persone che vivono un conflitto che hanno attivo principalmente tra i vari conflitti, un conflitto a livello genitoriale, si sentono ancora bloccati nella libertà. Le persone che vivono un conflitto con gli altri si sentono bloccati nell'oggetto del desiderio, e le persone che vivono un conflitto con se stessi sentono che è stato violato il codice etico. Quindi, tra queste tre persone, tra queste tre istanze, con quale vivi un conflitto? Questo ce lo può dire, diciamo, la nostra mente emotiva, nella quale è registrato tutto. La parte emotiva ha anche proprio questa funzione di registrare tutte le memorie che generano emozioni. Ovviamente i conflitti generano emozioni. Quindi, nella parte emotiva è immagazzinato il tipo di conflitto che viviamo. Questi conflitti sono dati da impedimenti. Abbiamo detto che gli impedimenti possono essere di origine, diciamo, legati alla libertà, quindi possono essere la paura di essere rifiutati, comprati fallimentarmente, oppure di essere condizionati. Oppure possono essere problemi legati alle emozioni, nel senso che temiamo l'abbandono, oppure il senso di colpa. O viceversa, la disistima e il condizionamento, la disistima e il giudizio negativo degli altri. Se invece viene violata, diciamo così, la coscienza, noi percepiamo una sorta di infelicità, cioè ci sentiamo infelici fondamentalmente. Infelici perché abbiamo dei dolori profondi, dei rammarichi. E normalmente questi rammarichi li sperimentiamo attraverso dei rimpianti, abbiamo dei rimpianti oppure dei rimorsi. Questo nella prima fase. Questo ovviamente, siccome il nostro corpo parla, ha anche un substrato a livello non verbale che ci permette di capire com'è strutturato il nostro corpo. Ora, il nostro corpo dobbiamo vederlo in un asse longitudinale. Quindi abbiamo un asse longitudinale che divide la parte destra dalla parte sinistra e un asse, diciamo, dei tre assi orizzontali, uno che va dalla testa alla gola, uno che va dalla gola all'ombelico e quindi divide il corpo in tre parti. Quindi il nostro corpo è diviso fondamentalmente in 3x2, 6 parti, in 6 aree. Ora, a seconda di dove avvengono e come avvengono gli scarichi di tensione, noi riusciamo a capire qual è la problematica vissuta dall'individuo e a causa di chi è stata vissuta questa problematica. Perché le persone che ci fanno vivere i problemi, fondamentalmente, possono essere o istituzionali o trasgressivi. Quindi dobbiamo tenere presente che trasgressivi chi sono? Beh, sono tutte quelle persone che non sono conformi al loro ruolo, che danno una forte emotività.
Gli istituzionali invece sono quelle persone che sono conformi al ruolo e danno una forte istituzione, mettono dei vincoli istituzionali. Ora, per convenzione, diciamo, più che per convenzione, per potremmo dire natura, la parte sinistra del nostro corpo è la parte trasgressiva. La parte destra è la parte istituzionale. Infatti c'è questo detto, no? La mano sinistra è la mano del diavolo, perché la trasgressione è vissuta un po' come il diavolo tentatore, il diavolo che ti tenta, il diavolo che ti vuol mettere il bastone tra le ruote, che ti vuole. E quindi tutte le persone, diciamo così, che danno dei risultati, diciamo, positivi alla mano sinistra, al lato sinistro, tendono a andare, se danno un risultato positivo, ad andare a ricercare la parte trasgressiva, se danno un rifiuto, andranno a ricercare la parte istituzionale. Ricercare cosa vuol dire? Che ne hanno bisogno. Quindi le persone che ricercano la parte trasgressiva vivranno anche un problema emotivo, vuol dire che hanno poche emozioni, per cui ne hanno poche e quindi vanno a ricercarla. Vanno a ricercarla e quindi il loro problema è che le emozioni sono compresse, non sono, e quindi il problema è legato, il conflitto, diciamo, di fondo è legato al fatto che hanno poche emotività e questa poca emotività porta le persone a vivere, diciamo, una situazione che non gli piace. Quindi, in questo caso, la seduzione deve essere fatta presentandoci in modo fortemente, fortemente trasgressivo. È ovvio che questa trasgressione verrà sottoposta al vaglio sempre di questo famigerato codice etico, per cui se devo trasgredire utilizzando e amplificando un po' il codice etico, cioè andando a ristrutturare anche un po' il codice etico delle persone. Quindi il mio obiettivo finale deve essere quello di ristrutturare il codice etico delle persone. E quindi dovrò farlo entrando, mettendo emozioni nel sistema. Se invece le persone mi danno segnali di gradimento sulla parte destra del corpo, e quindi io utilizzo prevalentemente la parte destra, significa che le persone hanno la parte logica compressa, quindi hanno bisogno di istituzione e sono persone che tendenzialmente, diciamo, vanno alla ricerca di questo, vanno alla ricerca di istituzione, quindi di tutti quelli che si presentano in modo istituzionale nei loro confronti. Presentarsi in modo istituzionale vuol dire presentarsi, diciamo, conforme al proprio ruolo e anche sono persone che utilizzano un pensiero definito un pensiero realista, quindi devo dargli un'illusione di solide certezze, diciamo così. Nell'altro caso devo dargli l'illusione di forti emozioni. Questa tipologia di persone teme il passato. Teme il passato, che il passato possa rimanifestarsi nel presente, mentre invece l'altra tipologia teme il futuro, cioè teme il futuro incerto. La prima tipologia tende a vivere crisi di identità, cioè si sente inadeguato, e invece la seconda tipologia tende a vivere crisi esistenziali, cioè non sa bene cosa vuole, non sa bene, non sa conquistare quello che vuole. Questa è la crisi esistenziale. Quindi noi dobbiamo tenere presente che gestendo queste parti possiamo capire se comportarci in un modo piuttosto che in un altro. A questo punto dobbiamo introdurre anche dobbiamo introdurre anche la parte legata alla coscienza, sapere se una persona vive anche un conflitto con se stessa, dei rammarichi. Ecco, in questo caso dobbiamo andare a
La coscienza è questa parte, no? Le persone che si toccano sempre in questa parte, però io potrei, mentre parlo con una persona, toccarmi in questo modo oppure toccarmi in questo modo e vedere il tipo di risposte che mi dà. Perché io potrei avere un problema di coscienza, un'amplificazione dei due problemi fondamentalmente che abbiamo visto prima. Quindi posso capire se ho un problema di coscienza dovuto come degenerazione, diciamo così, di un problema legato all'emozione oppure di un problema legato alla logica. E sono persone che mi danno gradimento su questo tipo di toccamenti, quindi a livello della testa. Ecco, in questo modo io ho già una mappatura e quindi poi posso procedere alla ristrutturazione andandomi a innestare sui vincoli che la persona possiede. Questi vincoli, come dicevo, possono essere vincoli della libertà, quindi la paura di essere rifiutati, la paura della comparazione fallimentare e la paura del condizionamento, oppure problemi legati al sogno, quindi alle emozioni, che sono problemi di paura dell'abbandono affettivo, paura del senso di colpa, timore del giudizio negativo o disistima. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Talamasco ed iscriviti al canale. Ciao a tutti.